Sì. Allora, questa ve la devo raccontare. È un peccato non farlo e non so quante volte che inizio a registrare un video e poi non lo monto, lo lascio lì, però è un peccato perché di cose carine me ne sono capitate nella vita e secondo me raccontarle può aiutare qualcuno, può essere anche carino, può essere una cosa innanzitutto che mi piace fare. Quindi niente. Non sarò mai un grande youtuber perché sono un casinista e un incostante cronico, ma ci proviamo. Quello che mi interessa è tutto, cioè tante cose mi interessano, tante cose, no? Tante cose, magari anche viaggi in moto e anche viaggi un po' fuori dell'ordinario, esperienze personali così che hanno a che fare comunque con lo spostare il limite, che hanno a che fare con la crescita personale. Io provo e poi chissà. Oggi stiamo andando Giro d'Italia e ieri sera mi ha mandato un messaggio il buon Ziliani, il buon Zili, e mi ha invitato a partecipare a una tappa del Giro E. Quindi niente, offerta così non si può rifiutare, ecco, un'esperienza. Biciclette e abbigliamento me lo forniscono loro, team Yamaha, e via, vediamo, dai, ciao. Manicotti, cambali, calzini, bici pronta? No, questa no. Eh no. Spritz per tutti? Piace. Allora no. Eh no. Allora no. E dato abbiamo tipo un'ora. Grazie. Dai. Ma si fa fatica? Eh no. E poi le elettriche no. Assolutamente. Sono acceso anche. Vai raga. Prova a tempo. Tu sai esattamente quanto è lunga anche? Sì. Ok. Ok. E hai la media ovviamente sulla la media qui del lato. Perfetto. 23,8, quasi 24. Direi che possiamo accendere la bici. Sì. 40 km to go. E cuplasso il primo? Il primo. Sì, sì. Senti già che ti metti qui a parlare ai 25 all'ora, farti già un pochettino più di fatica. Ah, un po' si dice, senti. Mi è spenta. Però sì, mi si scorre, eh. Sì. Sì, fa il suo. E io adesso direi che si impennerà parecchio. Ragazzi, abbiamo già superato il 5. Quanti vincitori abbiamo del Giro d'Italia? Nel Giro E. Damiano? No, per cazzo, sulla schiena. Poi solo Damiano c'è quest'anno. Solo lui? Però sì. Invece Tappi che ha vinto tipo due. Sì, sì, chiaro. Cama. Tappe. Sasha. Igor, Starloa. Bella notte. Un capitano
c'è solo un capitano Cassio, il passo levato. Avanti, avanti, avanti. Salute. Quanto chilometro? 16. Metri a GPM. Poi boh, ci sono le tappe in pianura, probabilmente menano come i Fabri anche lì. Tempo, tempo perfetto, perfetto, fantastico, no? Fate ogni tanto, ogni... No, seguendo, seguendo. Rossale! Adesso fino in cima è tutto così, cazzo, sempre peggio. Magia, magia. Magia. Ultimo chilometro, che siamo arrivati, ho buttato su, voglio vedervi l'atmosfera. 4 che siamo tutti. Vittoria, vittoria. E questo è, queste immagini sono bellissime perché proprio una rappresentazione del passato che viene portato da Giro. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grande, bella, bella, grazie, bella. Calda? Calda! Fresca e fresca! Però bello! Anche con la bicicletta elettrica un po' di fatica si è fatta. Allora adesso finalmente ho capito come funziona il Giro E, a cosa serve. In pratica c'è una classifica, ci sono le maglie come il Giro d'Italia, ma ci sono le maglie della classifica generale. C'è la maglia della squadra più giovane, della squadra più vecchia, ci sono maglie dei capitani, insomma ce ne sono diversi premi. C'è un punteggio, ci sono delle prove anche social media, delle fotografie da fare che danno vari punti, assegnano dei punti, per esempio l'impennata in salita, in discesa, la posizione aerodinamica, varie cose. L'atmosfera è decisamente interessante perché comunque si scambiano parecchie relazioni, ci sono comunque, si pedala insieme a grandi professionisti e persone diciamo conosciute nell'ambito. Adesso siamo arrivati praticamente all'arrivo della tappa, andiamo a vedere l'arrivo dei primi, dei professionisti, di quelli veri, e poi l'organizzazione prepara una navetta che ci riporta alla partenza per prendere le macchine e tornare a casa. Praticamente ogni squadra ha un capitano che è l'unico che fa gli arrivi in volata e ha diverse mansioni, diciamo, mentre invece gli altri componenti della squadra ruotano in base al giorno, in base agli inviti che ogni sponsor vuole fare, eccetera. La cosa che mi ha lasciato di più è stata pedalare su queste salite del Giro, che se uno non fa in bicicletta non si può rendere conto di quanto è dura, quanto è faticosa, quanto è impegnativa. È veramente una cosa mostruosa. Il Giro d'Italia è una cosa che
non si può capire se uno non l'ha fatta probabilmente. E così sono riuscito a montare anche questo video. Se vedete questo pezzettino di video è perché l'ho montato davvero. Sicuramente mi ha lasciato impressionato riguardo alla fatica che fanno i professionisti che fanno il Giro d'Italia. È una cosa incredibile. Guardando chilometri e dislivello eccetera si può intuire la fatica anche con i dati, con il TSS, ma quando si pedala su queste salite, su queste strade, e quando si guarda, quando si vede tutto il cinema che c'è intorno, trasferimenti, casini, logistica, tutte queste cose qua sono veramente stancanti, molto molto stancanti, immagino anche per i corridori. E niente, poi mi ha lasciato un'esperienza molto molto bella, divertente, grazie ancora a Zili. Come dicono gli youtuber più blasonati, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!